All'alba di oggi, carabinieri di Napoli, su delega della Procura, hanno eseguito 37 ordinanze cautelari nei confronti di una presunta banda specializzata in furti di appartamenti. L'operazione ha portato a 27 ordinanze di custodia in carcere, 9 domiciliari e una di divieto di dimora. La banda era specializzata in furti di appartamenti a Napoli, in particolare tra Chiaia e Posillipo. La scoperta della banda è stata possibile attraverso l'uso soprattutto di intercettazioni telefoniche ed ambientali e sofisticate attività di localizzazione con sistemi satellitari che hanno consentito la scoperta di 4 diverse associazioni, fra loro collegate e dedite a furto, ricettazione e rivendita della rei furtiva costituita per lo più da quadri di valore, argenti e preziosi. Nel corso delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli, i carabinieri hanno scoperto l'esistenza di una vera e propria banda i cui componenti seguivano ognuno precisi compiti. Chi conosceva le case da svaligiare, chi seguiva gli spostamenti delle vittime, chi duplicava le chiavi per entrare e chi realizzava il furto. Stare attenti alle telefonate anonime è stato uno dei campanelli d'allarme lanciati questa mattina nel corso di una conferenza stampa della Procura di Napoli dal comandante della Compagnia dei Carabinieri Napoli Centro, il maggiore Salvatore Sauco. Io consiglio di avere la massima prudenza e di, come dire, qualora ci si allontani dalla propria abitazione, fidarsi sempre, ripeto, di un amico, ma veramente un amico o di un parente stretto. Quindi lei diceva attenzione alle telefonate anonime. Telefonate anonime, quindi quelle nel caso di specie, se noi ci rendiamo conto di queste cose, allertare subito le forze di polizia. Lei suggeriva anche di un trasferimento di chiamata, ce lo spiega? Il trasferimento di chiamata è quello strumento che permette, appunto, qualora arriva la telefonata a casa e dopo un tot di squilli a vuoto, di deviare la stessa chiamata su un'utenza cellulare magari di cui si è in possesso.